Sul fianco del Macchi, Lualdi sta cancellando le tappe ormai superate nella corsa agli antipodi. Ci attende il Kashmir, ma ora siamo nel Pakistan, a Karachi. Sulle soglie dell'albergo, Lualdi riceve a titolo di benvenuto il più bel sorriso della città. Articolo di prim'ordine, pensa il nostro pilota affidandole il plicco per il proprio giornale. Le buche delle lettere paiono inverosimili stufe. Si gira in bici taxi. Il motore a volta fatica, ma la carrozzeria è quasi lussuosa. Il nostro primo saluto al cittadino pakistano. In esso un intero popolo onora la propria dignità. Pedala, taxi. Un bosco di palmizi ci muove incontro. Sono cammelli carichi di paglia. Ma questo motofurgoncino più carico di un cammello ci ricorda l'Italia. Il letto di un canale in secca serve da tintoria all'aperto. Qui c'è un sole che sbianca tutto. Andiamo in terza. Palazzi di tipo europeo un po' sovraccarichi. Ingresso alla residenza di Liat Quatri, il ministro testé assassinato. I manifesti politici appassionano il paese da pochi anni indipendente. Le donne velate ci ricordano che siamo nella capitale dell'India musulmana. Edifici come questo del municipio sono venuti su come funghi nella città che fino a mezzo all'Ottocento era un borgo peschereccio al delta dell'Indo. Poi, sotto l'impero britannico, con la costruzione del porto e delle ferrovie, divenne una tra le più popolose sulla costa del mare arabico. Colore locale invece al mercato delle stoffe, dove i tessuti nuovi si vendono a peso. Non un taglio d'abito, ma mezzo chilo di panno. Stretta sorveglianza da parte dei mercanti accoccolati dietro le vetrine dei gioielli. Diamanti per le pinne del naso, braccialetti che viceversa servono da cavigliere. I generosi barbieri spingono il rasoio fin sulle fronti che fanno spaziose, intellettuali. In questi souk si circola a malapena, ma c'è posto per un frantoio. Antiche macine di legno spremono l'olio di seme che cola come il sudore di chi ci mette olio di gomito. Nei tipi è impressa un'antica bellezza di sangue, vecchi dai volti gravi che si direbbe debbano parlare per sentenze. Attenti allo sterzo, taxi! Buffate di un odore oleoso d'Oriente. Non dalle aride bancarelle del sale, ma dalle pasticcerie all'aperto dove si rimescolano sostanziose focacce. Attacca la prima e il motore stenta. Ad asfaltare le strade lavorano le donne, conseguenza di una civiltà patriarcale. Coi loro spazzoloni paiono massai e in atto di lucidare il pavimento. Nella periferia un campo profughi anche qui. Sono 600.000 musulmani fuggiti dall'Indostan. Il Pakistan è nato da un atto di coraggio. Questi campi sono per ora il prezzo della sua indipendenza.